Buongiorno, eccomi qua. Sono sommersa di cose da piegare. Guardate qui, di tutto e di più. Tanta, tanta, roba, guardate. Non finirò mai. Allora, buon compleanno, Miki. Oggi è il compleanno di mio fratello, ve l'avevo già accennato ieri. Oggi sarà una giornata pesante, perché poi, già quando fai le visite, normalmente è pesante. Andare fino a Bari è lunga, una lunga giornata. Comunque, detto questo, niente, io ho le mani rovinate, sempre peggio. Prima era solo un'unghia, mo due, ho dovuto smontare tutto perché l'ho spezzate, con le mani me le macello, ho fatto. Non è momento per le unghie. Sto continuando il corso, perché qualcuno me l'aveva chiesto, sì, mi manca qualche altro esame. Ovviamente il tempo è limitato, quindi quando riesco mi guardo qualche video, corso e poi cerco di arrivare, perché ogni corso si fa un esame. Cioè ogni fine di lezione, sono per esempio, che ne so, 10 lezioni, alla fine di 10 lezioni di quell'argomento si fa un esame. Per esempio, se si fa le lezioni sulle TIP, per dire, per farvi un esempio, alla fine tu fai l'esame. Se non lo passi lo devi rifare. Se lo passi vai avanti e vai all'altro videocorso e sono parecchi. Penso che me ne mancano 4 o 5 ancora per finire e poi avere l'attestato di onicotecnica. Quindi diciamo che le basi ci sono, ovviamente bisogna fare tanta pratica. Però io lo sto facendo, diciamo, giusto per avere questo attestato, perché ci tenevo tanto, mi piace, è un lavoro che mi piace. Poi se sarà un lavoro effettivo, ben venga. Per ora lo sto facendo un po' a tempo perso, perché ovviamente sapete che gli impegni dei bambini sono tanti. Quindi un po' YouTube, un po' quello, cerco di far quadrare tutto. Raga, mi sbrigo perché ho tante cose da fare oggi tanto siamo state con me. Cercherò di registrare il più possibile perché ho fatto qualche video lungo tra le pulizie e tutto, però non posso registrare sempre pulizie, sennò vi annoiate. Quindi ora cercherò di fare anche questo un pochino più lungo perché mi avete chiesto i video lunghi, non vi piacciono i video corti, quindi cercherò di impegnarmi un pochettino. A tra un po'. Qua stiamo correndo da stamattina come le pazze. Abbiamo pagato. Che hai comprato? Ah, non si può vedere. È una sorpresa, non si può vedere. Poi lo vedrete più avanti. Abbiamo comprato alcune cose. Abbiamo pagato le visite. Abbiamo pagato le visite per oggi. E ora stiamo facendo una cosa importante. Allora, eccomi qua. Sono tornata, sono scesa, ho preso i bambini. Eccoli qua, siamo a casa. Adesso mi sto scongelando un panino al volo, così mi faccio un panino veloce con un po' di insalata e mozzarella. E poi cambio i bambini e ce ne andiamo. Andiamo a fare la visita a Bari, quindi mia sorella poi ci aspetta giù. E ci facciamo questo viaggetto. E niente, questo. Allora, eccoci qua, stiamo andando. Bimbi, salutate. Stiamo andando a fare la visita. Ecco, belli carichi. Speriamo che al ritorno si addormentano e ci aggiorniamo dopo. Vi faccio sapere un po' come va questa visita, vi aggiornerò di tutto. Allora, siamo arrivati all'ospedale, stiamo salendo al piano e niente, ci siamo arrivati.
Allora, visita fatta, adesso siamo fuori all'ospedale e dopo vi racconto con calma tutto. Sono molto molto contenta e soddisfatta. Oh. Bravo, mantieniti, eh. Brando. Brando. Brando, guardami. Ciao. Ciao. Ehi. Brando. Brando. Tete. Allora, le fave. Signori, come sono qua? No, che qua. Acqua, per favore. Un attimo. Sono buone. Molto buone. Un po' papposa, però buone. Brando. Brando. Che cos'è la torta? È una mimosa, quella che fanno alla festa delle donne. Una torta. Oh, grazie, è buona questa. Io cioccolato caldo. Tu ginseng e il cookie? Allora, eccoci qua, siamo a casa. Abbiamo fatto le visite. E allora vi racconto prima di Emma. Allora, Emma, come se vi ricordate, lei ha una schisi della colonna, niente di grave praticamente, mi ha detto il dottore. Io invece ero preoccupata, invece no, per fortuna non è niente di grave. Mi ha dato una vitamina da darle perché ha carenza di vitamine in quanto è molto selettiva con l'alimentazione. Lei ha dolori alle gambe e alla schiena, però per fortuna le gambe non ha nulla a livello di... perché lei portava i plantari, mi ha detto che non li deve portare. Che è successo? Scusate, quindi niente, dobbiamo solo indagare il livello di schiena per capire perché ha questi dolori al fondo schiena, praticamente tipo le ultime, l'ultimo osso della schiena, quello dove poi è caduta tra l'altro. Vai da Emma che ti dà le patatine, vai. Niente, un saluto in qualche lingua straniera. Quindi questo per Emma, diciamo abbastanza bene, nulla di grave, di preoccupante. E, per quanto riguarda Brando, la situazione è, diciamo, diversa, già lo sapevate. E Brando va operato, quindi mi ha confermato anche lui questa cosa. Però prima di operare ovviamente dobbiamo indagare, cioè nel senso dobbiamo fare varie valutazioni. Giustamente lui ha detto dobbiamo prima fare una TAC, una risonanza, dobbiamo... scusate, dicevo, e quindi dobbiamo, cioè il dottore giustamente vuole prima valutare determinate cose, poi parlare anche con l'equipe di altri dottori. Voi sapete che Brando comunque ha problemi anche al cuore, quindi è sempre sotto valutazione, sotto una volta all'anno facciamo le visite. Comunque un bambino con la sindrome di Down non è che prende l'operi così, già normalmente fanno tutti questi accertamenti, nel suo caso ancora di più ovviamente va fatto in un modo ancora più scrupoloso ovviamente. E quindi questo dottore è veramente bravissimo. Sono andata scettica perché dopo l'ultima esperienza sinceramente non me l'aspettavo, molto umano, molto empatico, fermo e serio nel suo lavoro. Quindi non un dottore di quelli a simpatia, ma che vi devo dire, no, proprio un vero dottore, uno che ti fa la visita, ti tranquillizza, ti parla di ciò che deve essere effettuato, quindi umanamente proprio mi è piaciuto tanto, è stato pratico, molto pratico nel suo lavoro, quindi ha fatto la visita, ha preso delle decisioni, molto fermo. A me così piacciono i dottori, non quelli che ti riempiono di chiacchiere o che ti aggrediscono durante una visita o che fanno una visita frettolosa, quelli non mi piacciono per niente.
da quando Brando, ma anche con Emma, ho girato tantissimi dottori, gli ortopedici praticamente di tutta la Puglia, e quindi ormai riesco a capire quando un dottore ha solo interesse monetario, quindi per guadagnare soldi, o un dottore che lo fa perché è abituato al suo lavoro, è di routine, e quindi lo fa con amore, ecco, fa il suo lavoro con amore, a prescindere se guadagna o meno. Invece sono dottori che hanno solo l'interesse di intascarsi i soldi e basta. Oppure ci sono quelli menefreghisti proprio, che ci sei, non ci sei, gli sei indifferente, non ti risolvono manco il problema, ti portano avanti per le lunghe. Ecco, ci sono varie tipologie. Lui mi piace tanto, quindi confido in lui, mi voglio affidare a lui. D'istinto mi sembra quello giusto, quindi speriamo bene. Adesso dobbiamo fare i raggi a tutti e due i bambini. Poi glieli dovrò mandare in email o al cellulare, e dopodiché lui mi dirà come muoverci, quindi prendere una decisione e andare avanti. Lui mi ha detto che attualmente Brando è piccolino per essere operato, però valutiamo, quindi adesso facciamo i raggi e poi decidiamo in base a come sta adesso il bambino, a livello di ossa, ovviamente. Dobbiamo capire un attimo. Scusate, sto senza voce, ho pianto un po'. Sapete che quando piango si abbassa la voce. Faremo anche questa, supereremo anche questa insieme, col sorriso, col pianto e col sorriso, perché piango sempre. Devo metabolizzare ancora, infatti mi stanno scrivendo tutti ma non sto rispondendo a nessuno. Devo un attimo entrare nell'ottica di questa cosa, perché già mi stavo preparando, però voi sapete perché, per quanto ti prepari, non è facile. Non è facile. È sempre un bambino e... È delicato, e devi vivere al 100% questa cosa, ed è dura. Già lui ha le sue problematiche, non ci voleva anche questa batosta dalla vita, e mi fa rabbia perché dico io: bastava, no? Bastava quello che aveva? Bastava, no? Evidentemente no, deve sopportare anche questo, dobbiamo continuare a lottare. Anche per le cose più naturali, anche per le cose che dovrebbero essere fisiologiche, dobbiamo combattere e lottare. Va bene, così lo faremo. Speriamo che Emma è tutto a posto, che l'RX esce tutto bene. Almeno mi tranquillizzo per quanto riguarda lei, perché il dottore mi ha tranquillizzato tantissimo su Emma. Quindi speriamo che non esce proprio nulla alla colonna vertebrale. Così almeno sto più tranquilla. Iniziamo la cura di vitamine a questa monellina. Gli ha consigliato nuoto, vediamo un attimino se si convince. E non deve fare degli sforzi per la questione poi della schisi e dei dolori che ha, insomma. Io vi aggiorno e niente, questo vi volevo già dire tutto, ne ho bisogno di raccontarvi questo. Allora, Emma, fai vedere che spesa? La pasta? Pasta, vai, spaghetti, pasta, formaggio, metti sul tavolo che ci serve, altra pastina, affettati in frigo, poi cosa sono? Fiori di zucca, buoni, poi le merendine, amo, vai, metti tutto sul tavolo, abbiamo i ceci. Il latte, ma dai, aiutami. I piselli, la scamorza, le Kinder Fettolatte che erano finite, metti in frigo e i fagioli. Buongiorno, ragazzi, scusate, ma ieri sera non ho chiuso il video perché ero molto stanca e quindi abbiamo poi cenato, siamo andati a dormire, niente di che. Adesso mi preparo velocemente perché è tardi, perché ho perso un po' di tempo stamattina, non ho fatto niente, solo la colazione. Quindi mi vado a preparare velocemente, preparo i bambini, Emma va a scuola, Brando a terapia e niente, quindi ci aggiorniamo poi nel prossimo video. Vi mando un bacio.